Buongiorno. In molti interventi mi sono soffermato sul concetto di creatività, che viene interpretata in vari modi. C'è l'ispirazione, c'è l'intuizione, e ci sono molti aspetti che vengono attribuiti all'artista nel creare le opere. Io ho sempre sostenuto che in gran parte questi riferimenti non sono esatti, che in realtà l'artista segue un proprio istinto. Ma non, intanto il discorso dell'artista, secondo me, è un discorso stereotipo. L'artista è semplicemente una persona che sceglie di fare una determinata professione, nulla di più. Quindi non c'è tutto questo, non è giustificato tutto questo alone romantico intorno alla figura dell'artista. La figura dell'artista non solo non ha le caratteristiche che spesso gli vengono attribuite, che noi mitizziamo anche le cose negative. Per esempio, un personaggio come Van Gogh, poveretto, non era tanto in sé, quindi faceva i suoi girasoli, la sua pittura, che può essere giudicata in vario modo. Qui non sto facendo critica d'arte, quindi non mi soffermo sulla qualità delle opere, ma faceva queste opere, ma aveva dei grossi disturbi mentali, come noto. Personaggi come Modigliani, cioè facevano una vita tutto sommato abbastanza triste. Quindi l'idea di mitizzare l'artista deriva probabilmente, come io ho sostenuto in varie occasioni, dalla volontà di mitizzare noi stessi, di mitizzare l'essere umano, no? Questo famoso di Protagora, l'uomo è la misura di tutte le cose, eccetera, no? E quindi vi è una certa enfasi che non ha una giustificazione reale, è semplicemente un modo si esprime oggi in misura rilevante nell'era che viene definita antropocene, cioè l'uomo al centro di tutto. E questo atteggiamento, che in parte è inevitabile, perché evidentemente al di là dei discorsi, al di là delle teorie, al di là delle tutte le farneticazioni più o meno fondate, non c'è dubbio che l'uomo, in quanto animale, questo non mi stanco di ripeterlo, ha delle esigenze primarie, ha un egoismo innato che la natura ha messo in lui per sopravvivenza, e quindi è chiaro che se noi prendiamo un essere umano e lo chiudiamo in una stanza senza cibo per una settimana, e questa persona poi è disposta a tutto per avere un pezzo di pane. Questo è il sistema adottato per la tortura in molti casi, in molte situazioni. Quindi ecco, c'è questa mitizzazione dell'essere umano che è contraddetta dai comportamenti reali, tra l'altro. È contraddetta dai comportamenti reali, e questa mitizzazione si basa su delle stereotipi concettuali come l'ispirazione, la creatività, l'intuizione, tutte cose che sono reali fino a un certo punto. Ecco, tutta questa premessa è per cominciare a trattare, lo faremo ancora, su un libro che si chiama Il codice della creatività di Marcus du Sautoir. Questo. No? Che parla dell'intelligenza artificiale. Cioè, la tesi dell'autore è che se noi scopriamo qual è il sistema, il codice umano alla base della creatività, se c'è un codice umano, ecco che noi potremmo trasmettere questo codice alle macchine.
e dare, creare questa intelligenza artificiale che può essere pari o superiore alla nostra. Io non sono un tecnico, non sono uno scienziato, non entro nella questione. Mi limito ad osservare che questo autore dedica qualcosa come 29 pagine per un gioco che si chiama Go, un gioco antico cinese che viene paragonato agli scacchi, ma ha altre forme molto più complesse di modalità del gioco. Quindi è 29 pagine per sostenere appunto che per due personaggi hanno inventato una macchina in grado di affrontare questo gioco e questa macchina ha superato, ha vinto 4 partite su 5 contro il campione del mondo di questo gioco. Ecco, già qui le mie perplessità sorgono, perché se creiamo una macchina, è chiaro che è un esperimento che poi è volto ad altri impieghi, questo è ovvio. Tuttavia, 29 pagine per parlare di un gioco, di una macchina che affronta un gioco, mi sembra che di per sé stiano a significare che non sempre quello che noi facciamo, e questa è un'altra mia convinzione, e dico sempre, questa grande carica di superfluo che caratterizza la nostra civiltà, ecco, adesso con questa macchina artificiale, con questa intelligenza artificiale, rischia di avere un altro riferimento. E il fatto che noi continuiamo a rivolgerci alle macchine, perfezioniamo le macchine, invece di perfezionare noi stessi, per esempio, io sono sicuro che un ragazzo oggi, 12-13 anni, non conosce le tabelline. Cosa servono le tabelline? C'è la macchina calcolatrice, il computer, eccetera, no? Quindi noi ci concentriamo sulle macchine, creiamo intelligenza artificiale, mentre automaticamente riduciamo le nostre capacità, riduciamo la nostra memoria, riduciamo il nostro impegno nel conoscere, perché non serve, e questo viene non solo giustificato, ma addirittura incoraggiato dalla politica e dalla cultura in generale. E io su questo sono radicalmente contrario. Comunque il fatto che per esempio ci sia questa intelligenza artificiale in grado per esempio di riprodurre opere d'arte o addirittura di suonare una sinfonia di Beethoven, ecco, dimostra o conferma meglio che la tesi secondo cui questa creatività, tutte queste parole che vengono usate per definire ciò che definiamo, ciò che riteniamo artistico, sono delle pure argomentazioni retoriche, sono delle argomentazioni verbali, perché se l'intelligenza artificiale riesce a fare cose meglio di quello che facciamo noi, e qui l'esempio del gioco che pare essere difficilissimo, è chiaro ed evidente che il meccanismo mediante il quale noi realizziamo le opere d'arte, le sinfonie, la scrittura e quant'altro, sono semplicemente una questione di studio, di lavoro, come diceva Einstein, diceva il genio è 95% di lavoro, 5% di genio, no? Ecco. Ed è vero, condivido questa cosa che però viene grandemente trascurata, per esempio nel campo dell'arte, dove valgono di più delle azioni estemporanee di quanto valga approfondire il cercare effettivamente una strada. Se noi paragoniamo queste 29 pagine dedicate a un gioco e al confronto macchina e uomo per superare questo gioco, allora per farlo un aspetto che l'autore del libro trascura è l'emotività, per esempio, la ragione per cui, una delle ragioni per cui la macchina ha superato ampiamente l'uomo, forse, dico forse perché non lo so, dipende dal fatto che la macchina non prova emozioni, ragiona freddo,
valutando le singole possibilità, mentre l'uomo è coinvolto direttamente. Quindi quando noi pensiamo, quando noi siamo coinvolti in qualcosa, siamo coinvolti interamente, il nostro corpo, proviamo emozioni, proviamo tensione, proviamo chi si concentra, per esempio nel gioco degli scacchi, suda magari, prova vertigini, prova stanchezza. La macchina non ha tutto questo, e questa è una ragione, a prescindere dalla parità di capacità, diciamo, intellettive, tra virgolette, per cui la macchina supera l'uomo, perché non ha nessun tipo di distrazione o di condizionamenti del corpo. È pura intelligenza, è pura formalità, è logoritmo e basta. Quindi questo è già un aspetto, ma soprattutto quello che vorrei che fosse chiaro è che quando noi creiamo qualcosa che apparentemente ci è d'aiuto, in realtà menomiamo le nostre facoltà e creiamo un bisogno in più che diventa indispensabile. Pensiamo al telefonino, cioè oggi sarebbe impensabile, addirittura hanno fatto degli esperimenti, cioè proprio al limite del rischio, di prendere un gruppo di giovani e farli stare una settimana o quattro giorni, non so più, senza telefonino. E sembrava una cosa di una difficoltà incredibile. Qualcuno non ha resistito, cioè, ma ci rendiamo conto del livello di coinvolgimento a cui arriviamo? E questa è una cosa gravissima, a mio avviso. Quindi, mentre noi ci impegniamo per creare delle tecnologie sempre più perfezionate e diciamo che ci sono d'aiuto, ecco, automaticamente trascuriamo il fatto di potenziare le nostre capacità, di dare sviluppo al nostro impegno reale. Questo è, temo, uno dei grandi problemi di questa nostra epoca, che non sembra che venga percepito molto. Ed è veramente un guaio, perché a un certo punto, quando i giovani si abituano, sono già anzi abituati, i cosiddetti millennium, computer, telefonino, queste cose, e che sia sempre più sviluppata questa cosa, di per sé è già un danno, perché in qualche modo è come se una persona stesse comodamente seduto su una sedia, sta sicuramente meglio che correre per la strada o camminare, però a un certo punto gli si atrofizzano gli arti inferiori. Ecco, se noi non usiamo le cose, si dice va a far ginnastica, d'accordo, ma è un esempio, se sta seduto non fa ginnastica, non fa nulla, gli si atrofizzano, e così si atrofizza il cervello. Se il cervello, come sostengono i materialisti, addirittura la coscienza, a carattere biologico, è un organo come tutti gli altri, tra l'altro plastico, quindi si sviluppa con il pensiero, le sinapsi si sviluppano, e quindi è chiaro che l'impegnarci noi nel risolvere i problemi, una volta si usava carta e penna, cioè Einstein non aveva computer, no? I grandi scienziati matematici dell'Ottocento non avevano computer, le grandi scoperte sono state fatte semplicemente col pensiero, con l'impegno, con il lavoro. Cioè, oggi tutti questi problemi in qualche misura sono superati dalle macchine, e davvero pensiamo che questo sia un vantaggio? Davvero pensiamo che questa cosa non abbia delle conseguenze serie sul modo di affrontare noi la realtà, di affrontare i problemi? Ecco, io non lo credo. Cioè, che l'arte possa essere fatta dall'intelligenza artificiale, tutto sommato, al punto in cui siamo, non è un gran danno. Perché, considerato quello che fanno gli artisti contemporanei oggi, non mi pare che questa cosa sia poi così, così negativa, perché non siamo arrivati, ci siamo messi in un cul-de-sac dal quale è difficile uscire a questo punto, perché l'arte ha perso ogni significato e ogni tipo di reale immaginazione, perché l'impegno dell'artista, come ripeto spesso, dovrebbe essere quello di superare la difficoltà
che oggi deriva da questo profluvio di immagini, no? Ed è un impegno molto stimolante, molto interessante, che l'artista però non affronta, trova delle vie traverse, trova delle, per così dire, degli espedienti, affidandosi al concettuale, affidandosi a delle forme, utilizzando la tecnologia, come spessissimo accade. Quindi praticamente una resa alla tecnologia nella rinuncia alla nostra creatività, che c'è già. Quindi il codice della creatività è già demandato ai computer, è già demandato all'intelligenza artificiale. Per cui, proseguendo su questa strada, non lasciamo stare il dominio delle macchine, eccetera. Vedete, sono cose che appartengono a un futuro che in questo momento non è così prevedibile. E sappiamo che di solito i profeti sbagliano molto. Immaginiamo Marx, cosa ha immaginato lo sviluppo della società, che è andato in tutt'altra direzione da come lui aveva previsto. Quindi lasciamo stare le profezie, ma per rimanere all'oggi, noi vediamo che l'impegno che viene dato al nostro corpo per cercare di tenerlo in esercizio, al nostro cervello per tenerlo in esercizio, è abbastanza modesto, è abbastanza modesto, e ricorriamo a delle forme che facilitano tutto e quindi in qualche misura riducono le nostre capacità. E pensiamo anche al lavoro, cioè voglio dire che alcune cose chiaramente sono comode, vengono adottate perché sono comode, su questo non c'è dubbio. Non voglio dire, non dico di essere contro queste forme, è probabilmente inevitabile, quindi un discorso inutile, però va sottolineato che questo avrà delle conseguenze, quindi pagheremo un costo, un prezzo per questo nostro affidarci alle macchine, lo stiamo già pagando, perché l'ignoranza dei giovani deriva anche dall'uso del computer, come derivano tante altre cose molto più negative, tipo per esempio quando si parla di comportamenti dei giovani, bullismo, disprezzo delle donne, comportamenti. Basta, uno accende il computer, vede delle cose che chiaramente diventa difficile poi vedere una donna in modo come la si vedeva un tempo. Questo è un bene, non lo so, tutto sommato mi interessa poco, ma voglio dire che forse non c'è un'esatta percezione delle nostre azioni, delle nostre scelte, il che è sempre negativo, anche quando queste scelte in qualche misura sono inevitabili, il fatto di esserne consapevoli, di sapere a cosa andiamo incontro, è comunque sempre un vantaggio, perché ci prepariamo in qualche modo, cioè si preparano, perché quelli della mia generazione non avranno questo tipo di problemi, quelli che hanno sono adesso, poi chiaramente a un certo punto non ci sarà più da porsi problemi. Ecco, mi fermo qui, lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.